Buongiorno, siamo con la professoressa Maria Luisa Iavarone, professore di pedagogia generale e sociale dell'Università degli Studi Partenope di Napoli, relatrice nel corso di aggiornamento docenti per l'insegnamento e apprendimento sperimentale delle discipline scientifiche. Professoressa, che modello di insegnamento e apprendimento state mettendo a punto qui a Città della Scienza e come ritiene che questo modello possa essere replicato e consolidato nel sistema scolastico dopo la prima fase di diffusione e sperimentazione? Bene, il lavoro che abbiamo costruito qui a Città della Scienza è un lavoro che vuole andare al di là dell'acquisizione di conoscenze e competenze scientifiche e didattiche, ma vuole scommettere sulla costruzione di un pensiero scientifico che è l'unico dispositivo possibile per il cambiamento e l'innovazione delle nuove generazioni. L'idea portante di questo modello sperimentale è quello di dare appunto agli insegnanti delle misure di accompagnamento, una guidance pedagogica educativa in grado di produrre nella relazione formativa con gli studenti un'attenzione alla cura della propria mente, delle loro capacità di apprendere, di costruire modelli significativi per vivere il tempo presente in maniera sempre più consapevole e competente. Secondo noi è questa la radice culturale forte che dobbiamo portare e far riemergere nella scuola italiana, cioè una consapevolezza di cambiamento culturale che passa attraverso la costruzione di modelli di pensiero ed una educazione alla scienza che nasce dentro la scuola, ma che può essere l'unica opportunità per far sì che i nostri studenti costruiscano sviluppo, innovazione e cambiamento scientifico. È evidente che questo primo step, questa prima fase di lavoro è focalizzata a gettare le basi di un lavoro di sperimentazione. Poi, come tutte le buone sperimentazioni, vanno validate, hanno bisogno di spazi, di tempi, di modi e di reti di scambio di conoscenze e di esperienze prodotte dalla sperimentazione in oggetto. Noi ci auguriamo che questa esperienza non si esaurisca in questo spazio, in questo momento, ma che possa essere nuovamente rifinanziata, possa avere l'attenzione del Ministero e di tutte le agenzie formative che in qualche modo ravvedono un significato nella costruzione di questo approccio.